mala, che maleducazione. Sindaco Del Bono, nuovi punti bicimia in città, come sta proseguendo il servizio? Bicimia sta andando molto bene, il numero degli abbonati a bicimia è passato negli ultimi 2 anni e mezzo da 10.000 a 17.000 abbonati. L'utilizzo, la fruizione annuale di bicimia è intorno ai 600.000 utilizzi annui, quindi un numero molto imponente. C'è una crescita, come si vede, molto significativa. Abbiamo aperto nuovi punti di bicimia, ne abbiamo già inaugurati 3 lo scorso anno, nuovi, e andremo avanti con questo ritmo, circa 2-3 postazioni nuove l'anno. E abbiamo anche questa idea di integrare bicimia con anche una bici per i bambini che si chiamerà Bicina Mia, e che verrà inaugurata fra qualche settimana. Il primo punto di Bicina Mia sarà Largo Formentone, in prossimità del centro storico, in modo tale che i genitori che vogliono utilizzare Bicimia e hanno dei bambini piccoli possono anche utilizzare anche la bicicletta, far utilizzare la bicicletta anche a loro. Quindi andiamo avanti dentro questo disegno. Inoltre ricordo che tutti i progetti urbanistici che noi stiamo approvando prevedono tratti di percorsi ciclabili in protezione, quindi la nostra idea è che tutti i progetti urbanistici che noi via via approveremo avranno interconnessioni, quindi ci vorrà la pazienza perché tutto questo processo venga realizzato, ma avranno sempre la ciclopedonalità in protezione, non più sull'asfalto, non più la striscia, la famosa striscia sull'asfalto, ma ciclopedonalità in protezione. Pensiamo a via Valle Camonica, giusto per capirci, o pensiamo adesso all'ultimo tratto di protezione che stiamo facendo su viale Sant'Eufemia, cioè piano piano pezzi di ciclopedonalità che vanno a riconnettersi uno all'altro con pazienza, quindi un nuovo disegno di una città che utilizza gli spazi per i ciclisti come spazi propri e non come spazi promiscui con le automobili.